È tutto chiaro dentro me. È tutto chiaro dentro te. È tutto chiaro dentro me, dentro te, dentro me, tutto chiaro dentro noi. È tutto chiaro anche se poi ci sono nei grandi come voi. Il consulente. Buonasera, buonasera a tutti. Domenico ci ha costretti a fare questo video. Noi siamo effettivamente allo stadio. Guido, vuoi dire qualcosa? Dovresti inquadrare il campo, sennò ancora voi siete a casa. Cioè, e inquadriamo anche la situazione dei seggiolini allo stadio. I seggiolini rotti. Questa è la prima critica della serata nei confronti della società. Per essere il video iniziale penso ne possa bastare. Possa bastare, sì. Va bene. Ciao a tutti. Bene, eccoci qui, intervallo, come promesso a domenica abbiamo anche un video durante la partita. Che dire, ci siamo concentrati a insultare Mancino. Mica male, mica male, me l'ero preparata. Bel primo tempo, facciamo i debiti scongiuri. Però sta parlando Merile. Finisce qui. Bene, la partita è finita. Noi aspettiamo i tifosi della Casertana. Siamo fuori dallo stadio, c'è un clima di polizia, ma noi siamo persone tranquille, siamo contenti che Foggia ha vinto e che stanotte ci addormentiamo nei playoff. Solo stanotte. Solo stanotte. Perché? Bene. Buongiorno gente e ben svegliati nei playoff. Almeno per un giorno in Foggia c'è anche il sole di prima mattina, il che mette anche un bel po' di allegria e dà un po' di forza per fare questa nuova puntata. C'è un po' d'affanno, il tempo di andare a prendere gli amici, portarli al bar e raccontarvi tutte le emozioni di questo Foggia Casertana, introdotto già dalla clip che avete visto all'inizio degli amici Ruggero e Guido. Ci vediamo tra poco, ciao! Gazzetta dello Sport e Corriere. Subito, Domenico. Contento? Domenico, contentissimo. Oggi voglio essere polemico. Vai, vai. La faccia di tutte quelle persone che questa mattina continuavano a dire ma il Foggia nel secondo tempo, ma il Foggia così, ma il Foggia così. Il Foggia ha vinto, stop. Il Foggia ha vinto, il Foggia ha sofferto, è stato capace di mantenere una situazione che ieri era difficile, perché forse abbiamo incontrato una delle squadre più forti come potenziale d'attacco, veramente facevano paura. Il Foggia ha dovuto giocare senza un Iammello, il Foggia ha dovuto giocare senza un Potenza, il Foggia ha dovuto giocare senza un Narciso, senza un Bengivenga. La gente che cosa va cercando da Foggia? La Champions League? No, la gente si deve calare nella situazione. Allora, chi non crede stesse a casa e non vedesse neanche la televisione, perché il Foggia è questo, il Foggia gioca col cuore. Ieri hanno giocato con il cuore i ragazzi e hanno vinto perché hanno saputo soffrire fino all'ultimo secondo. Quindi oggi come oggi è un invito a tutti, chi non crede stessi a casa con la televisione spenta, perché oggi chi va allo stadio non va per criticare, va soltanto per stare vicino alla squadra e basta. Ieri spettacolo sugli spalti, eh? Ieri è stato un grande spettacolo perché forse il pubblico ha trascinato i ragazzi ad avere il cuore oltre l'ostacolo, si dice spesso e volentieri. Ieri ha spinto e ha sorretto e mi è piaciuto che tutto lo stadio insomma ha dato una grossa mano, insomma. E oggi ci sono le condizioni per poter dire che quella famosa favola che noi inseguivamo forse l'abbiamo acciuffata per i capelli. Guarda, qui c'è Arsenio Lupin, speriamo che il Foggia possa rubare una posizione playoff a qualcuno. Ma decisamente, se gioca ancora così e se gioca con questa voglia e con questo carattere, sì, ce la facciamo. Gazzetta e Corriere. Corriere della sera. Sì. Grazie Gigi. Tutti buon, forza Foggia.
Allora, come vedete, ci troviamo qui al bar, quattro amici al bar, 34esima puntata, 2, 3 e 4, per gli amici 34. Ci troviamo qui con questi amici qua, diciamo, disperati come noi, che di prima mattina non sappiamo cosa fare, perché siamo tutti disoccupati, momentaneamente disoccupati, perché a Foggia abbiamo un, possiamo dire, il record della disoccupazione voluta, perché stanno in questione che vogliono essere disoccupati e le persone che non vogliono essere disoccupati. Chi vuole essere disoccupato sono quelli là che, diciamo così, stanno in ufficio e hanno il cosiddetto come se il sciopero bianco fanno, cioè ne se stanno ma non ci stanno. Tu vai là, dici scusi, non so io, ma no, non ho chiesto manco niente, volevo solo chiedere una cosa. No, per piacere non sono io, ma io volevo solo chiedere che ora è. Ah, mi dispiace, non tengo l'orologio, e via dicendo. E poi stanno quelli poveri perché non c'è la fanno, non c'è il lavoro, e quindi si dedicano a trovare una via costitutiva, tipo spaccare le serrande in un due giorni, Pasqua e Pasquetta, 12 spaccati. Forse la polizia vuole il nome, identità, patente, generalità, forse così riusciranno a prenderlo. Viva Foggia, quanto è bello sta Foggia, una meraviglia. E se fossi disoccupati rientriamo sul suo posto di lavoro. Beh, sì, c'è il conduttore che l'abbiamo cacciato momentaneamente, beh adesso rientra di nuovo. Io mi inchino a Michele Morillo, che ringrazio per l'applauso dei presenti, giustamente, perché è un grandissimo attore teatrale della nostra città. Ringrazio per averci regalato questa perla iniziale. Questa chicca. Grazie okay, però, grazie a voi. Foggia, lo segui? Certo, io so che mo ha vinto ultimamente, niente. Sono molto contento, anche se non sono un tifoso, ma io sono foggiano e praticamente ogni volta che vinci il Foggia sono felicissimo, quando perdo piango per 2 o 3 giorni. Mi auguro che questo benedetto Foggia, perché io abbino il Foggia Calcio con Foggia Città, se risorge il Foggia Calcio forse dico anche questa benedetta città risorgerà come le tre fiammelle dal pantano, babù. Quindi vi raccomando, giovani e soprattutto per i tifosi, il tifo non è quello paliarsi, menarsi di bottigliette in grippe, eccetera. Significa anche andare lì allo stadio. Una volta si andava allo stadio con i figli e ci si comprava augelet, si comprava i caramel. Mo vedmo se tu puoi portare un bambino allo stadio, te ne trovi due spacchi da metà. Quindi evitiamo questo, per i almeno i tifosi foggiani. Lo sai da che cosa si è capito che Foggia ha vinto? Dal vestito a festa di Peppino. Allora dovete sapere, dovete inquadrare il Peppino, per piacere, ma vedete quanto è bello. Sono 2 giorni che si sta vestendo, finalmente è uscito. La moglie lo mette su un puffo, quello che gira, e lo gira torno dopo per 2 giorni, fino a che ha detto si pronto, esce. Vedete? Si chiama Puparello. Pupare, quanto è bello Puparello. I love you. Non so se si è sentito, ringrazio Michele. Ciao, di nuovo. Prossimi appuntamenti, c'è qualcosa che vuole impegnare? Allora, l'unica cosa che posso dire è che il 29 corrente mese, a Teatro del Fuoco, ma i biglietti si prendono insieme alla mano del Rosario e Narchè, faremo Foggia sul palco. Praticamente sono degli spaccati di Foggia, però in questo caso teatrali. E poi io e Giovanni Mancini facciamo una piece, diciamo che a Foggia non l'hanno mai fatta, di San Guglielmo e Pellegrino. Io e lui, quindi un piccolo ritratto di quelli che sono i nostri santi compatroni. Il 30 di aprile, sempre a Teatro del Fuoco, per i biglietti sempre da noi, all'Enarchè, facciamo per l'ennesima volta, per un'associazione di beneficenza, Grazie Graziella e Graziò numero 1, che l'anno abbiamo fatto nella 69, già a Fazzicchio. Già, giovanetti, se ne da me, vi state vedendo se vuoi, così alla volta buona non la facciamo più. Ok, allora, grazie, è stato un piacere di nuovo, grazie, piacere a tutti Michele, quanti, un bacione, ciao Peppino, quattro amici al bar, a te prima esse da parte, I love you, I love Foggia.
grande, grandissimo, grandissimo Michele Norillo che mi riceve, ritorno occupato dopo essere stato disoccupato. Sai che non era male che... Sì, quasi quasi lascio la volentieri la conduzione a evidentemente chi è più bravo di me. Comunque, noto con piacere il rosso nero che si staglia alla mia destra tra Ruggero e Guido, mentre c'è il rosso nero anche sulla cravatta di Peppino, come diceva Michele Norillo, perché oggi è vestito a festa e Foggia ha vinto contro la Casertana, ma soprattutto per una notte Peppino ha dormito nei playoff. E saluto anche con grande piacere Don Luigi che ritorna e il mio grande amico Giovanni Vigilante. Però si parte come sempre dal riassunto della puntata precedente. Maggiore in polemica sul colore delle maglie, perché blu, rosso blu, rosso, questo non è neanche no, Casertana. Allora uno dei due deve andare via, scegliete voi. Voglio soltanto dire che una volta si andavano i bambini allo stadio, invece io ieri sono andato con Guido. Che è peggio di un bambino. Vi posso assicurare che è un'esperienza da vivere. Da provare. Sì, sì, sì. Lui a fine partita voleva entrare in campo, ma non per applaudire i nostri, per salutare gli amici della Casertana. Era veramente... Stringere sportivamente la mano, era veramente esaltatissimo. Facciamo un riepilogo della partita, brevemente. Allora, diciamo... È stata una partita molto bella, penso anche gradevole da vedere, secondo me, per uno spettatore neutrale. Sì, per... qualcun altro ci avrà rimesso le coronarie. Sì, per un interessato è stata particolarmente emozionante. Foggia meglio nel primo che nel secondo tempo. Il vantaggio l'abbiamo trovato, come sta capitando tantissime volte, sugli sviluppi di un calcio piazzato. Mazza, De Zerbi ha imposto Mazza come tiratore, perché si è visto dalla panchina indicava Mazza come tiratore. Mazza l'ha calciata bene, in realtà il portiere c'era arrivato, ci sarebbe potuto arrivare infatti, però l'ha respinta male mettendola sui piedi della corrente Loiarono, che ha ribadito in rete. Subito dopo Loiarono è come se avesse segnato un secondo gol, esatto, perché ha fatto un salvataggio sulla linea fondamentale e poi sulla ribattuta di nuovo Michele ha salvato dal gol del pareggio della Casertana, che è ancora stata pericolosa in un altro paio di occasioni sul finale del primo tempo, un calcio di punizione deviato in angolo da Michele e una traversa di Mancino. Sì, Mancino al volo. Nella ripresa temevamo un po' come è capitato il ritorno degli avversari. In realtà la Casertana non che sia stata veemente a inizio ripresa, ma ha acquistato man mano campo, fiducia, ha avuto più occasioni rispetto al Foggia, che come al solito è stato pericoloso per un paio di occasioni sugli sviluppi di un corso di vari calci d'angolo. E con Cavallaro che ha calciato a rete mentre scusi il telefono, ti lascio con te. Poi c'è stata l'espulsione di Gigliotti, che ha ulteriormente indirizzato la partita verso l'assedio, se vogliamo, comunque il predominio territoriale della Casertana. Abbiamo visto un De Zerbi arrabbiatissimo, non i suoi, leggermente. Uno show di De Zerbi in panchina, però siamo il Foggia è riuscito a tenere. C'è stata un'altra traversa della Casertana, un tiro però deviato ottimamente da Michele. Michele è in grande spolvero ieri, grande partita di Michele, e il Foggia è riuscito a portare a casa il risultato. Con gol mangiato a pochissimi secondi dalla fine da Mancino, che da buona posizione ha sparato, non dico neanche alle stelle e all'area. Salutiamo Mancino, magari anche due parole. Due parole di diploma di terza categoria. Benissimo. Una volta non ha messo le mani alle orecchie. L'ha fatto col Siracusa. Certo, me lo ricordo col Siracusa. Chiudo dicendoti chi mi è piaciuto, perché sarebbe evidentemente potremmo dire Loiarono per il gol, Michele per la grande prestazione, ma io ti dico Mazza, perché è partito piano ma ha fatto un ottimo finale di primo tempo nel momento migliore della stagione. Sì, sì. E anche Cavallaro, che quando è subentrato si è sacrificato anche in fase difensiva, ha fatto un paio di ripiegamenti in difesa da terzino di ruolo ed è stato preciso in questo suo seconda attività, quella di difensore. Il secondo lavoro c'era una volta. Sì. La cosa negativa sono evidentemente le assenze che ci saranno nella prossima gara di Gigliotti e Sarno, che è stato ammonito ed era diffidato, e Potenza infortunato, nonché Iemmello accercato e è dovuto uscire in anticipo, quindi vedremo poi se sarà recuperabile o meno Iemmello.
Una partita alla volta. Stanotte abbiamo dormito nei playoff. Siamo... Quello era l'importante. Belli non si pensa anche a Lecce. Buona parola di Guido. Un accenno, forse l'ho già capito, contro chi è Mancino. Oppure... No, vorrei parlare prima di Sarno. Ottima partita anche di Sarno. Secondo lavoro anche per Sarno, perché anche lui ripiegava spesso in difesa. È vero. Certe volte ho imprecato anche contro di lui, perché ho detto che ci fa lì a terzino che non riesce nemmeno a... Però lo Jacopo stava in avanti. Quello sì, però lo vedevo un po' in difficoltà, però nonostante la difficoltà vedevo che pressava l'uomo. Poi paradossalmente la vittoria è stata contro, secondo me, la migliore squadra che ho visto finora giocare a Foggia. Ma non solo, poi delle squadre che sono lì in alto, e la Casertana ho visto che è la più in palla, anche ha giocato fino al 90esimo rischiando di segnare. E la buona parola ovviamente per Mancino, che è il solito dribblomane, si è dimostrato il dribblomane di terza categoria, infatti solo la Serie C può fare. Una buona parola, ci capisco. In amicizia, in simpatia per il... Tanto Pasqua è passato. È passato, a Giovanni. Vado dai miei tre tenori qui alla mia sinistra. Parto da Giovanni. La tua analisi su queste partite: è bellissimo dormire nei playoff. Forse il Foggia non ha meritato come tante altre volte, però questa volta qui, ragazzi, serviva il risultato. Mi dai un assist sulla parola di De Zerbi a fine partita. De Zerbi, che oltre come buon allenatore, ottimo allenatore, ricordiamo che all'inizio della sua carriera sta avendo ottimi risultati, ma non per il posto in classifica, ma per come fa esprimere la sua squadra e per il carattere che riesce a tirare fuori il meglio. La personalità, Foggia è una squadra con personalità. Molte volte infatti si parla di questo aspetto, di questa entità quasi umana, e in realtà si parla della squadra. Ultimamente si parlava più dei singoli con altri allenatori. E per quanto riguarda del gruppo, della squadra, De Zerbi ha parlato e ha detto delle cose molto belle, difficile sentirsi in sala stampa dopo soprattutto una vittoria. Dice, lui ha esordito innanzitutto salutando Peppino e ricordandogli la buona prestazione di Michele, ma parlando e dicendo: non meritavamo di vincere, però ci siamo ripresi tutte quelle occasioni che nel corso della stagione ci hanno tolto punti ingiustamente. E ben vengano anche le partite così. Ieri si è visto per la prima volta mandare la palla lontano dall'area per difendere 1-0, si è visto per la prima volta il pubblico essere veramente attivo per incitare i propri beniamini, si è visto veramente qualche perdita di tempo in più da parte dei nostri giocatori, si è visto i raccattapalle cincischiare, tergiversare sui palloni. Mezzucci, che abbiamo sempre criticato forse in altre occasioni, una volta tanto il Foggia è stato bravo a sfruttarlo. Bisogna dire che non condivido il fatto che la Casertana sia la migliore squadra che il Foggia abbia incontrato in casa, però è anche giusto che la Casertana ricordare che la Casertana delle ultime quattro gare, compresa quella di Foggia ed escludendo, era un po' in crisi, aveva pareggiato solo due volte. Un altro dato statistico: il Foggia per la prima volta nel girone di ritorno ha vinto due partite consecutive. Non era mai successo. Questo lo dice, siamo al quinto risultato utile dopo le due sconfitte consecutive con Catanzaro, ma per la prima volta abbiamo vinto due partite in seguito. Succede quando ne mancano cinque alla fine. Abbiamo detto punto tutto. Interrogativo. Lascio a voi le conclusioni. Vado da quello che tutti stiamo aspettando, no? Il punto di Peppino, perché Peppino oggi farei parlare prima. Questo è vero, però io faccio parlare te con Don Luigi, che si inserisce per calmarti ogni tanto. Se c'è oggi lo devo contestare a Peppino. Due amichevoli contestazioni. La prima è Michele, la seconda è Mazza. Peppino, quando vedeva Michele gli veniva la febbre, quando vedeva Mazza gli veniva la polmonite. Voglio dire questo, per me la grandezza di De Zerbi è questa, che lui quando percepisce
diciamo, la qualità di butta. Naturalmente appena uno viene buttato non è che fa una grande partita, però se pensiamo all'insistenza con cui De Zerbi ha messo in campo Mazza, e Peppino lo criticava perché molte volte ha perso palla, hanno segnato eccetera, però alla fine e adesso questo Mazza quando tira le punizioni è micidiale, è sempre micidiale. E poi anche, diciamo, la squadra ha resistito bene. Certamente riguardo alla Casertana, cioè non è, però è stata una bella partita, assolutamente sì, ma una bella partita nel senso che la Casertana ha fatto una grande partita, e io ho sentito l'intervista di Campilongo ha detto noi meritavamo almeno di pareggiare se non di vincere. Sì, sì, lui ha detto anche il pareggio ci poteva stare stretto. Però do diritto di replica a Peppino perché c'è stata già accusa di Don Luigi. Contestazioni amichevoli. Non c'è problema a rispondere. Su Mazza, se Mazza ci dà una mano, si può tranquillamente cambiare idea. Su Michele non cambio idea. Michele ieri ha fatto una grande prestazione. Però rimane il fatto che Michele non sa parare i tiri a fil di palo alto. Io con la Versa Normanna non ho sognato l'anno scorso. Guardandola, a meno che il computer non distorce le immagini, quella di Matera, non ho sognato. I gol li prende in fotocopia. Tra i pali è fortissimo, ha una certa reattività, e qui si spiega la grande parata del primo tempo. È stato bravo anche ad andare nell'angolino basso a prendere i palloni. Però quando deve arrivare, non dico all'incrocio dei pali, ma da metà altezza in su a fil di palo lo bucano sempre, c'è poco da fare, non ci arriverà. Ma l'altezza è quella, quindi io lo cominciai a vedere a Termoli e non mi piacque, l'ho visto ancora, ieri sera ha fatto una grande partita, ha salvato veramente il risultato. Per quanto riguarda Mazza, sta dando un grande contributo proprio in una parte determinante della stagione, quando il Foggia ha bisogno di qualcosa di nuovo, perché poi giocavano sempre gli stessi, perché poi non c'era il cambio, e Mazza ci stava facendo vincere con la Juve Stabia, poi Potenza non era d'accordo, e vabbè. Ma il fatto della Casertana, è stata molto meglio della Juve Stabia, però questo non significa che era migliore. La Casertana è lontana da Salernitana e Benevento, così come è lontano anche il Foggia. Può giocare bene quanto vuoi, puoi avere il migliore attacco quanto vuoi, però in classifica sei lontano. Io volevo evidenziare una cosa molto importante che va ad onore di De Zerbi e di tutti i ragazzi. Ieri alla fine ha vinto mezzo Foggia, cioè ieri a un certo punto ci siamo trovati senza Narciso, Potenza, Gigliotti, Gerbo, Iemmello, e tralascio persino Bencivenni, perché poi comunque si gioca in 11 e la rosa è di 18-22 persone. Però togliere contemporaneamente contro una Casertana, privarsi di Narciso, Potenza, Gigliotti, Gerbo, Iemmello, non è uno scherzo. Il Foggia ce l'ha fatta, il Foggia è stato bravo perché, come diceva Vigilante, ha cominciato a buttare la palla in avanti o in tribuna, perché è così che si gioca. Perciò De Zerbi dice, ma forse non meritavamo. Lui non aveva vinto, ma non aveva goduto, perché il suo godimento è quando tic toc tac, non era il caso ieri di fare tic toc, era il caso di essere concreti, di essere essenziali. E quindi questa squadra, se mi permettete, senza Fronzoli e senza Merletti è riuscita a centrare l'obiettivo. Questo dovrebbe essere ancora, senza Fronzoli e senza Merletti è ancora contro le tue idee, perché senza De Zerbi dice sempre che tutti quanti i giocatori quando vengono, vanno in campo, rispondono tutti alla grande, cosa che tu non sempre condividi, ma stavolta l'hai affermato, sono contento. Però se metti Bollino e Altobelli non ti rispondono, eh. Bollino, ormai è infortunato. E chi ti dice che è una disgrazia? Ma De Zerbi diceva che non abbiamo mai vinto con quello. De Zerbi dice anche Bollino. Non ha mai segnato. Anche con la Versa il Foggia ha vinto. Non ha mai prodotto. Posso dire una cosa, però forse sarà uno spirito di sopravvivenza, sarà un'adozione da parte del gruppo. Però Michele, nelle 5 partite in cui è stato chiamato, il Foggia non ha mai perso, ha fatto 11 punti, ha subito 5 gol e ha affrontato squadre totalmente più in alto del Foggia. Amulese.
Amuleto di cane. Perché all'andata lui ha giocato a Castellammare di Stabia, subentrò, cioè, perché Narciso era stato espulso, poi si è fatto Matera, il pareggio con il Matera e il, la vittoria con, a Caserta, e poi la vittoria a Matera. Era solo una giornata. Forse sì, solo una giornata. Ah, prese la, però aveva avuto due giornate, però no, quattro partite, togliamo i tre punti e ha fatto otto punti, quindi insomma. Sì, c'è da dire anche che insomma il guaio del Foggia, perché poi il guaio rimane al di là delle feste delle festicciole, che ha vinto 8 volte su 17 in casa, sono poco. Sì, fuori casa ha vinto 7 volte, e sono abbastanza per vincere un campionato. Ma chi vince soltanto 8 volte in casa su 17 non merita neanche di pensare di andare in Serie B. Ora il Foggia alla Serie B non ci pensa, però pensa a qualificarsi per gli spareggi, e poi lì potrebbero aprirsi scenari diversi. C'è un segnale che arriva anche dalla Coppa Italia, il Como che è quinto, perde 4-1 in casa col Cosenza che sta da poco si è salvato, o si sta salvando, non è una salvezza virtuale e non matematica nel nostro girone. Il Como è quinto nel girone A. Quindi per il momento dobbiamo cercare come minimo di non perdere a Lecce. E un'altra cosa di ordine tecnico, domando ai tecnici, cioè il fatto della difesa, diciamo che ha preso troppi gol nel campionato, diciamo, no? Ieri è riuscita a mandare, cioè io penso che... In casa, nonostante ne abbia vinto poco, ha la miglior difesa del campionato, 9 reti subite. Quindi fuori che ha avuto molte reti. Ecco perché io dico a Lecce, o segni prima e ti fai l'1-1, oppure la vedo molto difficile, perché Lecce in casa segna e noi fuori prima o poi il golletto ci scappa. Tieni conto che Gigliotti è sicuro che non ce l'ha. Sarlo. È come una persona che deve masticare, già sa che D'Angelo tre denti gli mancano, poi bisogna vedere se ci mancano due che protesi provvisorie gli mettono, quindi è difficile. Lo Iacono centrale sicuramente, se gioca, se recupera Potenza in qualche modo arrangi. Il problema è che non sappiamo Potenza come sta e soprattutto che capa tiene, perché con la Juve Stabia non ha avuto la capa giusta. Anche Iemmello, che ieri è uscito per infortunio, problemi al ginocchio, tutta la settimana non è stato bene. Poi ha avuto questa, quando si aspettava Leonetti, invece ha messo Mazza centrale, un falso 9. In questo momento, con questa condizione, forse è anche utile in quella parte del campo, perché è più mobile addirittura di Iemmello. Quindi non solo, ma così alla difesa, esatto. Mazza e Sarlo si incrociavano spesso. Ieri per la prima volta c'è stata questa mobilità e Cavallaro. Aspetta che Peppino devi dire una cosa. Sì, muovena Francesca. È arrivata Francesca del bar Caricone, che ci ospita come sempre in questa trasmissione. Vediamo se riusciamo a metterlo un po' più avanti, perché ti do una mano. Atterraggio morbido. Atterraggio morbido, grazie a Francesca, che salutiamo. È questo, è vero? Sì, sì, macchiato. Nel frattempo c'è la spartizione dei caffè. Una colazione ricchissima. Ruggero e Guido. Ragazzi, adesso si va a Lecce. Quattro partite alla fine, il Foggia può permettersi anche di rallentare a Lecce, oppure scontro diretto? Domenica ore? 16. Ore 16 è importante, perché il Lecce gioca domani, quindi c'ha 7 perché giorni per recuperare. Il Foggia invece c'ha 2 giorni in più, e tant'è che De Zerbi ieri, scusami se ti rubo la parola, in sala stampa ha detto domani, cioè oggi, c'è l'allenamento e poi avranno 2 giorni e mezzo di riposo, anche perché la squadra si è allenata anche a Pasqua e a Pasquetta. È anche giusto, insomma, avere un po' di riposo. Gli hanno rubato Pasqua e Pasquetta. Con il povero Agnelli, tra l'altro. Non abbiamo fatto neanche la, non avevamo fatto neanche la battuta a Pasqua. Allora, voglio sentire entrambi sul Lecce. Intanto diciamo che il Lecce sarà privo di Moscardelli, perché prese 5 giornate di squalifica, sì, un paio di giornate fa. Ne ha tolto una, però rientra con lui. Quindi questa è una buona notizia. Se al Foggia mancherà qualcosa in difesa, al Lecce mancherà qualcosa in attacco. Comunque al Lecce togli uno, sì, metti un altro, cambia il fuoco. Miccoli ci sarà nel Lecce. Del... Quale Miccoli? Quale Miccoli? Che Miccoli del Foggia era una non c'è più. Lungamente studiata. Diciamo che io personalmente sono d'accordo con Peppino nel senso della difficoltà della sfida di Lecce, cioè sicuramente se Foggia dovesse rallentare una volta, la partita è quella non in Lecce la più difficile delle quattro le mani. Possono uscire tre risultati, ma il Foggia o va con umiltà e se va con la testa alta, dice, allora è sicuro che non prende niente, e ti è già successo di sbagliare l'approccio a Martina.
peggio ancora a Torreone. Ma sono le due squadre da questo peccato. Poggio deve tenere una... l'andata ha vinto perché è rimasto concentrato. Poi la punizione di Sarno paradossalmente sì, diventa un dettaglio, perché se tu nel primo tempo ti prendi 3-0 a sfavore e ci sta tutto, che volete, la punizione di Sarno ti dà il gol della bandiera. Invece il Foggia quella notte, quella sera, fu bravissimo a tenere alta la guardia, a tenere alta la concentrazione, soprattutto a giocare per il pareggio. E voglio dire, noi giochiamo per il... no, oggi gioco per il... proprio rispose colpo su colpo a Lecce. Poi ci fu quell'occasione e vinse la gara. Pareggiando a Lecce, attenzione, sì è vero, se cominciano Matera e Juve Stabia a vincerle tutte, tu anche se le vinci tutte non ce la fai. Però pareggiando a Lecce, attenzione, comunque togli due punti a Lecce. Cioè pensate anche a questo. Pareggiare a Lecce significa privare il Lecce di due punti in classifica. Essere in vantaggio negli scontri. E se invece ieri sera fossimo andati 2-0 sotto alla fine del primo tempo? Perché comunque ricordiamo che nel primo tempo... sì, 2-1, ricordiamo che la Casertana certo ha preso la traversa e poi c'è stata una duplice occasione parata di Micale, cioè respinto. Facevano di 4 gol nel secondo tempo. Finiva il come campionato, finiva il campionato, come è finito per 10 minuti a Matera quando il Foggia ha avuto l'arresto cardiaco. Poi l'avevi perso. No, Bondaschi avrebbe avuto una reazione. Una reazione è difficile perché poi... Ma non te l'aspettavi neanche a Matera la reazione, o no? No, la dopo Matera non aspettavo la reazione, sapevo che il Matera aveva una difesa un po' debole e vulnerabile, però non credevo che crollasse la diga di Coletti a centrocampo. Non lo credevo proprio, tant'è vero che io mi sono tranquillizzato solo al quarto gol di Marco. C'è stato il pasticciaccio di Coletti, della sostituzione di Coletti, penso che... Beh vabbè, era un po' confuso l'allenatore, era rimasto un po' stupefatto dal Foggia che aveva capovolto il risultato, sai, devi pure capire il personaggio. Andiamo adesso. Dicevamo che il Lecce è una partita difficile perché il Lecce è in casa, è la miglior squadra del campionato se non sbaglio, come magari mi conferma Gianni. Il Lecce la squadra ha fatto più punti in casa. Secondo me non è d'accordo nemmeno sul Lecce. No. La Casetta non è d'accordo. Questo è sicuro. Quindi il Lecce in casa è, oggi è difficilmente fermabile, anche se il Martina ha fatto propaccio al Lecce all'andata. Anche la Salernitana vinse a Lecce. E comunque a meno purtroppo mi tocca dare ragione a Guido. No, sì. Mi dispiace. No, chiudiamo tutto. Il Lecce ha preso 41 punti in casa. Bene, 9 in più del Foggia, che ha giocato poi tra l'altro una partita in più in casa, quella di venerdì, e 41 punti sono tanti. Se noi ai punti fatti fuori casa, che sono 26, avessimo aggiunto forse i 41 punti... Invece se fra 10 giorni, se l'altro lunedì, diciamo, qui apre l'asta, sta a beccedare, il Lecce in casa ha 41 punti. Ma io me lo auguro. Significherebbe però tanto. Tu immagina se il Foggia avesse avuto 41 punti in casa e i 26 fuori casa. Grazie. Una domanda sulle punizioni. Sì, poi devo andare una via che diciamo vincente per Lecce potrebbe essere che il Foggia sta più attento in difesa e poi punta sulle punizioni. Il problema è che mancheranno due calciatori come Sarno e Gigliotti. C'è Mazza, pure Sarno manca. C'è Mazza e Cavallaro che potrebbero. E lì non è se ti manca il tiratore. Lì prima del tiratore devi avere un angolo che si fa buttare giù e che te la procura la punizione. Potrebbe quindi essere un Cavallaro. Possibilmente. Ma Cavallaro le prende sulla linea collaterale. Cavallaro ti serve a fargli prendere i cartellini, poi le punizioni le prende sulla linea collaterale. Ci vuole qualcuno che le prende sulla mattonella giusta. Penso che il Lecce sia un po' scottato da questo, quindi giocheranno con molta attenzione. Un'osservazione che faccio, non so, voi siete tecnici, io sono solo... Non offendere, quando dici così... No, ma io sono breve, non sono tecnico sportivo. Mazza però, ho notato che Mazza le punizioni tira sempre a quel lato. E un portiere già lo sa che è andato da quell'altro, dovrebbe cambiare. Ma forse lo sa, però non Fumagalli ieri diciamo che è stato l'artefice del gol, perché ha una respinta, non so come è riuscito a respingerlo verso il centro dell'area. Il portiere deve lui se è tirata bene Fumagalli. La palla entra. Ti dico un aneddoto. Dopo aver giocato porte larghe, cioè scusate di basso, dovevo fare il torneo a pugno chiuso, ma giocavamo con le porte piccole. Un aneddoto di Serie A, siccome
la finale poteva finire i rigori e spesso finiva i rigori, e tirare un rigore alla porta di Calcetto non è come tirarlo qui. Dovevo imparare. Allora, per imparare, quanti passi la rincorsa, come incrociare il tiro, come tirare, io dicevo al portiere esattamente dove tiravo, quindi il portiere sapeva in allenamento, dice, guarda adesso tiro là, se tiri bene fai gol, anche se il portiere è stato avvisato, anche se è autorizzato a buttarsi un attimo prima, se la palla entra a una certa velocità, e diceva quel libro che tu mi hai regalato, era Goicoechea, chi era il portiere d'Argentina, come si chiamava, aiutami a... Italia 90, se sono gli ultimi 50 centimetri che non la chiappi mai. No, ma molte volte torniamo a parlare di Michele con la versa, quando... però gli ultimi 50 centimetri, se la palla arriva negli ultimi 50 centimetri che stanno tra l'ultima parte della porta e il palo, specialmente sul rigore e anche su punizione, diventa molto difficile. No, Pirlo lo sa tutta Italia dove tirerà la punizione, però. No, secondo me anche Zico si sapeva dove tirare. Quando per esempio tira all'incrocio di palle, là è veramente imbarazzante. Tira a mezza altezza da sotto, più infatti il portiere della Juve Stabia ha qualche piccola responsabilità. Approfittiamo del fatto di essere in Lega Pro, e quindi anche gli avversari, anche gli avversari hanno un livello diciamo inferiore. Beh, noi abbiamo avuto portieri avversari che hanno fatto veramente i miracoli contro il Foggia, e poi portieri che ci hanno favorito come Bifulco e ieri Fumagalli, in Serie A del Matera, le punizioni di Sarno, Gigliotti e Mazza ne avremmo trasformate la metà di quelle che abbiamo trasformato. Non lo so, forse quelle di Gigliotti, forse quelle di Gigliotti no, e forse quella di Sarno no. Mazza però ha un tiro che poi si trasforma, sì, perché ancora la palla di più. cambia direzione, si trasforma ancora di più. Non lo so, perché comunque le punizioni sono quelle. Comunque poi... è molto bravo e... No, è soprattutto... un altro dato che ieri ho fatto notare a De Zerbi, di nuovo una partita con 13 calci d'angolo, sfruttati non tanto bene. Io credo che a fine anno ne avremmo battuti 380, una media di 10 angoli a partita, insomma. E non li stiamo più sfruttando. A me, verso metà campionato era anche una fonte di... Certo, quando eravamo ragazzi era ogni tre corner un rigore. Saremmo stati in testa alla classifica. La Per quanto riguarda la partita di Lecce, è ancora effettivamente lontana, in virtù del fatto che il Lecce deve giocare a Melfi. La partita difficile per il Lecce è quella, sostanzialmente, quella di Melfi. Se, perché il Lecce ha avuto qualche defaianza anche con le piccole. Molte. Trasferta tantissimo. Soprattutto in trasferta. Però, la stiamo chiamando a Lecce. Sì, stiamo... Il Melfi non è il Bremen. Però se il Lecce non vince a Melfi, ha maggior ragione di andare per pareggiare, esatto. E poi era quella, se non vince a Lecce. Sicuramente il Melfi diventa giudice del Martina, cioè proprio la Cassazione, giudice del campionato. Ma purtroppo il problema di questo campionato è che si è allargata la forchetta fra Salernitana e Benevento. E anche in coda. E quindi la Salernitana giocherà per pareggiare con la Juve Stabia, non per vincere. La Casertana farà la stessa cosa, e anche il Benevento cercherà di prendersi il punto, perché il Benevento ormai pensa a difendere il secondo posto. 5 punti sono assai quando mancano 5 gare. Insomma, anche le ultime penalizzazioni hanno aumentato forse il divario. Savoia e Ischia forse si sono rassegnate ai play-out, però lì non si rassegnano perché cercano la posizione migliore. Bisogna vedere quanto penalizzano la Regina lunedì. Sì, quello è importante. Poi per il resto le ultime 5 sono le ultime 5 e devono trovare però la posizione migliore, perché la quart'ultima e la quint'ultima con 2-0-0 si salva. E poi per il Foggia secondo me il pareggio è il risultato migliore, perché poi affronta la Regina, una Regina che arriverà a Foggia quasi condannata. La preoccupazione di Peppino era appunto che arrivasse la Regina e il Foggia fosse già fuori, cioè, da tutte. Invece a questo punto di più, perché il Foggia con le piccole... Sì, bisogna stare molto attenti, perché con l'ulteriore Foggia... penalizzazione la Regina si troverebbe veramente fuori, cioè già condannata. Una alla volta. E però allora mi consola il fatto che io ieri ho visto un De Zerbi che comunque è un allenatore che cerca di cambiare le fasce. Ora c'è uno che nella partita dalla squadra si fa sentire, cioè è un vero allenatore di calcio. L'unica cosa che mi consola è questa, che anche con l'assenza di Gigliotti, Sarno, secondo me De Zerbi troverà il coniglio dal cilindro.
anche perché comunque ritorno a Narciso e Bencivenga, ricordiamo, quindi l'Oriano sì, può essere comunque sfruttato centrale, lui, ieri sera ha detto sì, mi diverto sulla fascia, ma dove mi chiama? Abbiamo già giocato con D'Angelo a Castellammare, giocammo con D'Angelo e lo Iacono. D'Angelo tutto, no, e un Minotti centrale, poi D'Angelo era ancora era vero, un po' troppo lento. Un Minotti centrale. No, a quel punto sarebbe un quinto, però poi lo perdi a centrocampo. Ma guarda, ti voglio dire una Lorenzo di no. E noi pensavamo fosse il padre di no, vabbè, quello era Ruggiero. Stiamo indagando su questo. No, volevo leggere una curiosità della Gazzetta, perché non so se lo sapete, ma non c'entra niente con il Foggia, ma lo diciamo, in finale di Coppa Italia ci sarà l'occhio di falco, cioè la telecamera che dirà se la palla è entrata oppure no, in caso di gol fantasma. Contro il falco, contro Del Core. Tra l'altro abbiamo qui Gianni, da quando Peppino gli ha battezzato la Lazio che aveva finito la stagione. Sono in ritiro, lasciatevi perdere. Ieri invece c'era l'occhio di facco allo Zaccaria, la Rai che porta ancora bene, forse due prestazioni non tanto esemplari che non riassumono bene il campionato del Foggia, quella con Lecce e quella con la Casertana, però tre gol, finite, sei punti. Le prestazioni sono ottime, no, il problema è che sono avversari forti. Non rispecchia. Ma è difficile giocare con la Casertana e con Lecce. Allora, il mondo è che tu giochi con Ischia, ma se quando giochi con queste due, se tu avessi devi aspettare il momento, se tu avessi visto solo quelle due partite del Foggia, non avresti detto certo che il gioco di De Zerbi è fatto da una fitta rete di passaggi piuttosto che da un gioco spumeggiante in attacco. Che vi siete dimenticati quante volte l'ho visto vincere in quella maniera negli anni 60, negli anni 70 soprattutto il Foggia. Noi un gol finiva la portiamo partita. Sempre l'esempio del Foggia di Caramanno. Il Foggia Caramanno è molto poco, è quasi proverbale. Io parlo di Toneato. Cioè con Toneato gli aspetta due anni per perdere una partita. Però chi erano i due centrocampisti centrali? Quanto? Con Toneato la promozione in Serie A. La promozione in Serie A e Villa. Villa e Trinchero, due mediani. E due che lì davanti si facevano sentire, da per quello che il Foggia non faceva arrivare neanche i difensori, gli attaccanti. Trentini, Valente, Colla, Pirazzini, Bruschini. Come si è risvegliato il presentatore quando siamo tornati sul vintage, vedi che lui. Mi mando in bianco e nero. Sì, è fermo alla radiocronaca di Foggia, la Nerossi Vicenza. Pavone, Del Nere, L'Unione, Villa e Braglia. Vedi che gli ho ricordato a te. Noi stavamo io invece vorrei ricordare Cianciotto e Ditore del Foggia di Florini. Anche quello era uno che abbiamo avuto delle infanti difficili anche noi. Purtroppo. Sueglio di Toro non si. Chi ha vissuto l'epoca di Porta e Vecchia penso che sia stato il più sfortunato di. Allora erano Goretti e Colomba al centrocampo, Trezzi. Vabbè, ok, andiamo avanti. Colomba sempre per restare in tema. Io ieri ho festeggiato. Scambato e D'Agostino. Erano anni e Cuomo. Andiamo in chiusura. Il doppio pallone, hanno nominato lontano dei passi. Vi leggo il rompipallone di Gene Gnocchi. Traffico bloccato a Londra, Mourinho stava facendo il trasloco della sua autostima. Sì, vabbè. Perché ha detto che sta diventando sempre più bravo. E lui migliora sempre di più. Vabbè. Invece tu il bombino. Tu il bombino. Costa tanto. No, invece. Invece costa anche tanto. Costa tanto. Invece la pagina della Puglia della Gazzetta, lo scatto del Foggia, vittoria del cuore. De Zerbi felice che ammette, forse non meritavamo i tre punti ma il pubblico ci ha trascinato e ora sotto col derby. E di fianco il rammarico del Lecce per lo sconto di una sola giornata a Moscardelle. Abbiamo detto più. Vediamo che notizie. No, guarda, io ne ho due, però una è fondamentale. Cioè, allora, campionato sudamericano under 20. Sai che lì se la giocano sempre Brasile e Argentina nel vincere questo torneo. L'Argentina stava andando alla grande con Thomas Konecny, nuova stellina, addirittura under 17, quindi giovanissimo. Forse non era sudamericano under 20, ma era comunque un campionato giovanile del Sud America. Fatto sta che il giorno prima della finale stavano giocando alla PlayStation in camera e il buon Konecny è caduto dal balcone. Perdonami. Lo diciamo ridendo perché era al primo piano, quindi non si è
procurato delle contusioni, ferite varie, nulla di grave, però non ha potuto giocare la finale. Che tipo di gioco praticava? Ma secondo me stava appoggiato tipo alla ringhiera, in maniera sbarazzina. Allora la domanda cambia, dove ce l'hai il televisore, signor? Non lo voglio sapere. Fatto stare, l'Argentina ha perso l'ultima partita senza il suo giocatore più forte e ha perso il torneo. Questa va di diritto, sale nella classifica degli infortuni più assurdi. Idioti, ma poi c'è Dossena che è stato arrestato a Londra per taccheggio. Cioè lui e la fidanzata, Dossena Andrea, il calciatore. Il calciatore 32enne ex Napoli, che ora gioca nel Leyton Orient in Inghilterra, è stato arrestato perché con la sua fidanzata diciamo, rubavano merce nei grandi magazzini di Harrods a Londra. Si vede, purtroppo sono tempi duri anche per i calciatori, non guadagnano abbastanza. Evidentemente. Domenico, ricordo domani sera a Diamond. Bravissimo. Alle 18.30. 18.30, Palarusso col Castellaneta, per consolidare il primo posto prima delle ultime due sfide. La penultima è impossibile a Roma. E l'altra è tutta da giocare con Cerignano. Però quando dici così, Peppino, poi arriva la vittoria. Posso dire una curiosità che lui ha evitato? Cioè non legge tutto lui. Allora ci sarà una partita che verrà recuperata negli ultimi 18 secondi, l'arbitro farà ripetere gli ultimi 18 secondi, no, si riprenderà da un calcio di rigore, è successo nel campionato europeo under 19 femminile, dove l'arbitro tedesco, una signora, Maria Curtes, ha annullato sul 2-1 per la Norvegia il gol del pareggio dell'Inghilterra, battuto sul calcio di rigore. Il rigore per lei era da far ripetere, cioè, secondo il regolamento si sarebbe dovuto ripetere perché erano entrati i giocatori nell'area, giocatrici nell'area. L'arbitro invece non ha fatto ripetere il calcio di rigore, ma ha annullato il gol e ha dato calcio di punizione per la Norvegia che si stava difendendo. Errore arbitrale. Errore. No, rosso. E poi ritornando in un tema un pochettino più serio, vorrei ricordare una persona che ha fatto tanto bene al calcio minore a Foggia e al calcio giovanile, sì. Giulio Gallo, che ci ha lasciato prematuramente qualche giorno fa, la settimana scorsa. Ci stringiamo attorno alla famiglia, il suo ricordo, un grande del calcio giovanile qui a Foggia. Don Luigi? È un messaggio dell'UAL, ci stiamo già organizzando e preparando per il pellegrinaggio a Lourdes che si farà dal 5 all'11 luglio. Chi è interessato ci può contattare. Invita Verile, chissà che paga poi tutti gli stipendi fino a dove si possono rivolgere tutti coloro che volessero seguire? La segreteria dell'UAL che è in via Rosato 150. Mi raccomando ragazzi, date sempre una mano all'UAL perché sono delle bravissime persone, fanno del bene e c'è qui Don Luigi che lo testimonia. Vado da Luigi. Io mi riaggancio al basket per dire che la Diamond Under 17 Elite ha vinto contro l'Aurora Brindisi 67-55. Non abbiamo detto i compleanni del giorno, io non ho trovato due calciatori del Foggia che hanno compiuto gli anni in questa settimana, che sono Agostinone e Dall'Otto, che hanno compiuto 27 anni Agostinone e 33 Dall'Otto. E io aggiungerei anche Massimo Morcia, ex allenatore del Foggia, che in settimana ha compiuto gli anni. Vuoi leggere anche il pizzino? No, il pizzino no, c'è una notizia. Campionato di pesca sportiva, questa me la tengo per ultima. La pesca sportiva, il biestano Michele Cruda in medaglia di bronzo ai mondiali. Questa settimana, l'11 e 12 aprile, ci sarà a Vieste la gara podistica Gargano 100, la 100 km del promontorio. Credo sia una corsa devastante, 100 km sul Gargano a piedi, drammatico. Lega Pro, penalizzazione, 2 punti al Barletta, Annaia, 1 punto Annaia, a Savoia, 1 Annaia, punto all'Ischia, e non è finita, e non finisce qui. Corrado, all'umento di questa tornata regina è aversa, però tutte squadre che stanno sotto. Però comunque potrebbe, come dire, modificarsi la volata sia play-out sia play-out. A proposito di volata, Foti vola? Foti vola in Australia per vendere il club. Pare la Merletti si sia trasferita a Sydney. Oppure un'associazione di canguri. Sì. Attenzione, non fare. Vabbè, non facciamo giallo, vogliamo fare il doppio giallo. Doppio giallo, rosso. Ok. Si valuta
il DG Cipollini valuta l'opportunità di disputare in contemporanea le ultime tre giornate. O comunque sarebbe un po' di legalità, diciamo. Sarebbe la decima. Almeno le ultime due. È stato ulteriormente spostato. Ecco, a proposito di legalità, è stato ulteriormente spostato il recupero Martina Casertana dal 15 al 22. 22 vedranno se sono ancora i giochi da fare. Sì, forse la spostano al 29, vedono un pochettino. Comunque, forse per luglio, quando partiranno per Lua, si saprà il risultato di Martino. Dovrebbero partire con il risultato in tasca oramai. Faccio un saluto a Renato Martino, che doveva essere qui tra noi, tra gli ospiti. È venuto, è dovuto andare via perché purtroppo, o meglio, per fortuna, oggi ci sono delle importantissime gare di scherma, però mi ha fatto un regalo. Cioè proprio regalo. Eccolo qui. Chiedo scusa a... La finezza, no. Bello. Il candato ufficiale la prende questo. Il ufficiale della fine di schermo. No, sempre tutte le scusate. Allora, la Federer Scherma 2015, eccolo qui, il calendario ufficiale. Tra l'altro ci sono stati degli importanti risultati da parte degli schermidori foggiani. Parlo di Bonsanto che in settimana ha preso l'argento nel mondiale cadetti. Non mi ricordo la città di Uzbekistan, però Tashkar, qualcosina del genere. Puoi dire qualsiasi, cosa, andrà bene sicuramente. Facciamo i complimenti a Bonsanto. Un ragazzo che adesso è allenato da Gigi Tarantino, quindi l'ex olimpionico. Cioè, i numeri si nota, cioè... Vabbè, sono più importante. Mi è polemico pure sul calendario. Cioè, il calendario è fatto per vedere i numeri, non per vedere tutte queste foto. Però... No, ha ragione! A me piace tantissimo il calendario con le foto, perché sì. le posso vedere, le posso guardare, posso vedere il gesto sportivo e anche... C'è un paio di chicche ancora. Vabbè, abbiamo detto, a Foggia è stata lanciata la campagna mini abbonamento, ormai una partita però è andata diciamo. Mini abbonamento. Riorganizzazioni societarie, vogliamo dire qualcosa? Due battute, sì, che ogni settimana cambiano i ruoli, i nomi. Com'era quel gioco? Tutti si alzano, si tirano attorno alle sedie. E poi ognuno alla sedia retrova si siede. Quindi oggi fai il direttore generale, domani puoi fare il brand manager, dopodomani... Foggia ha una particolarità. Di solito ci sono presidenti tipo Zamparini che esonera 20 allenatori in due anni. Sì. Noi invece esoneriamo presidente e direttore generale. Diciamo che in questo momento non è un ruolo che porta benissimo, ecco, speriamo di poter aggiustare cosa. Impiantistica, perché il comune di Foggia in settimana ha approvato una delibera di giunta comunale in cui si preannuncia che ci sarà un avviso pubblico per manifestazioni di interesse per società sportive che volessero prendere in gestione alcuni impianti di calcio a 5, tennis e bocce. Quindi sulle bocce avrei magari specialmente c'è il parroco non potrebbe... per alcune società magari specialmente di calcio a 5 potrebbe tornare utile avere magari un campo in gestione, un campo per allenarsi, quindi vedremo ora quando ci sarà l'avviso pubblico se... Noi ci vedremo sicuramente dopo la partita con il Lecce il 16. Ci dovrebbero essere scadenze, Peppino, non ti voglio intristire. Deve parlare Peppino, lo vedi? No, non tocca a te, però. Non tocca a me, quindi, e anche se non si paga, si sconta l'anno venduto. E vabbè, però poi noi reclamiamo la bolletta dell'anno prossimo. Poi l'anno prossimo ci dobbiamo sentire Peppino per un anno. Già quest'anno, il 16 aprile, ci è stato detto, dalla stessa persona che ci aveva detto che veniva la Merlezza, si paga questa più, premessa quindi... che mi preoccupa. Ah, beh, pagherà, poi dopo si vedrà. Purtroppo il punto della bolletta l'anno scorso lo stiamo veramente pagando, perché immagina se ne avessimo avuti 58 in classifica, cominciava a cambiare il patto, si faceva più serio. Ovvero finché non rientriamo a pieno titolo tra le prime quattro, io, nonostante questo grande campionato, non ci credo. Probabilmente saremo i primi dei non eletti.
Ecco, allora qualcuno mi trova un'altra finale di questa puntata, sì, perché non voglio finire. Chiedo... Ricordiamo, non l'abbiamo detto oggi, che ognuno si assume. Ognuno si assume la responsabilità di qua. Aspetta, non lo conosco. Ma ieri ho rischiato un daspo, quindi comunque posso rischiare tutto. Guarda, che ieri sono arrivati gli steward perché non era lui con laser, però nel secondo tempo, guarda, frasi irriferibili. No, vabbè, irriferibili, quindi qui non le riferiamo. Vabbè, volevo trovare un finale migliore per trovare ottimismo, forse era meglio che mi tenevo quello lì. Ricordiamoci, siamo ancora nei playoff. Siamo ancora nei playoff. Quando ci seguiva se vuoi qualcuno anche... che conti. Playoff è fatto una settimana e 20. Anche se non raggiungiamo i playoff, è stato un grande campionato. Questo sì. Qua siamo d'accordo. E siamo anche, abbiamo scoperto i giocatori bravi, validi, che erano... all'inizio del campionato vediamo non erano considerati la maggior parte, la maggior parte comunque sì. Ieri per un attimo la difesa era quella della Serie D, quindi. Sì, ma il finale era quella della Serie D. Complimenti a quei ragazzi che sono partiti dal basso a Termoli e adesso sono ancora qui a tirare la carretta e a sperare, dare una speranza per i playoff. Io non so più che, come spellerti. Senti, non la facciamo più il sabato la trasmissione. No, facciamo il lunedì. Ragazzi, appuntamento per lunedì prossimo alle ore 8:15. Ha ragione, vero, fra due lunedì, perché il lunedì prossimo preso in castagna da Don Luigi. Mannaggia. Allora, non questo lunedì, quello successivo alle 8:15 per parlare di Poggio Lecce, che si giocherà alle 16 di domenica 19. Lunedì 20, ragazzi. Martedì 21. No, ci sto. No, 21 è Natale di Roma. Vogliamo dare altri numeri. Alla prossima.